Piccola informazione tecnica alla quale è stato dedicato l'intero video. L'ultimo contenuto caricato sul mio canale è stato riguardante la mia passione verso i videogames e i videogiochi. E proprio per questo ho deciso di rendere attivo il canale che ho ormai creato da tempi immemori di gaming. Di conseguenza, questa domenica ho preso spirito d'iniziativa e ho scaricato Bandicam, il primo sito che mi è capitato tra le mani e che mi aveva già consigliato il caro canale amico di Donny D, il quale vi trovate in descrizione e anche qua in giro per il video. Così ho messo tutte le impostazioni che dovevo mettere. Tutto quanto bello bellino e alla fine mi è sorto un dubbio esistenziale. Che videogames farò mai? Ma prendiamo il primo che ci capita a tiro, non facciamo giochi presi da gioco.it e cagate del genere perché sarebbe troppo umiliante, ma facciamo qualcosa di ancora più umiliante. Tra parentesi, Minecraft, che cosa volevate che facessi? O Minecraft o niente, quindi Minecraft meglio di niente. Ve lo trovate nel canale di gaming che avete in descrizione e qua in giro per il video. Non vi posso assicurare assolutamente la frequenza dei video. Quello che spero è che siano più frequenti che su questo canale, perché insomma bisogna trovare l'ispirazione, bisogna trovare quello di cui si vuole parlare e quindi per questo canale ci può anche stare che ci sia un mesetto di stacco fra i vari video. Invece, gaming. Senti un po'. Vai su internet, ti cerchi un bel giochino e lo fai vedere al pubblico. E quindi un bel video a settimana ci sta. Ed è quello che io cercherò di portarvi. Più precisamente, credo che i video usciranno il lunedì. Già. Perché il lunedì? Usciranno lunedì perché lo sapete che io quest'anno lo sto passando veramente male per colpa dello studio e la mia attività con YouTube non è la migliore che ci sia mai stata. E per questa ragione chiedo venia e non potrò caricare moltissimi video, ma la domenica avrò tempo per registrare, come vi ho detto, i video del canale di gameplay. E il lunedì caricarli. Tutto questo perché, chissà mai perché, perché 10 minuti di Bandicam equivalgono a 400 minuti di pubblicamento fra elaborazione e caricamento del video su YouTube. Per questa ragione io vi chiedo di avere pazienza e pietà di un vecchio uomo elfo mortale, immortale. E sto facendo paragoni assurdi e quindi spero che un video a settimana riesca a portarvelo. La qualità ovviamente non sarà delle migliori perché, come sapete, io non edito i video minimamente, mi limito a puntarmi la videocamera addosso e a trasferire i filmati sul computer e poi a caricarli su YouTube. Questa è la mia vita, è la storia della mia vita, semplicemente non mi metto a usare nessun programma né specializzato né basilare come potrebbe essere iMovie o Movie Maker. No, io arrivo in prigione senza passare dal via, va bene? Ovviamente io vi consiglio di consigliarmi altri giochi da fare che vi piacciono, che magari siano gratuiti perché tanti soldi da spendere non ce li ho. Come sapete, ovviamente, uno che ha 220 iscritti non può avere la partnership e quindi qualcosa non lo guadagno da YouTube. E povera mia mamma, non può portare tutto lei sulle spalle, poveretta. Ma se sarà una spesa sostenibile, provate a consigliarmi anche qualcosa di pagato. In più, sempre in fattori di consigliamenti, se si può dire così,
consigliatemi dei programmi sempre gratuiti per registrare meglio i video, perché con Bandicam fanno un po' cagare in quanto c'è la scritta www.bandicam.com e poi non durano più di 10 minuti e tanta voglia di copiare e incollare i video non ne ho, perché come sapete io non so minimamente, ma minimamente editare i video, e potrebbe uscire stronzate del tipo che ci sono 10 minuti in più di video perché 10 minuti li ho lasciati vuoti senza niente perché ho sbagliato. Potrebbe anche succedere questa cosa, ma potrebbe succedere. Un altro e ultimo consiglio che vi chiedo di darmi è quello di costruzioni in Minecraft. Se avete già visto il mio video, saprete che il mio legno preferito è lo spruce, l'abete. E quindi consigliatemi magari qualche costruzione d'abete, qualche casa, cioè la mia prima e unica, no, la mia prima casa da fare in Minecraft e varie altre costruzioni, come che so una fontana, cosa fare con i blocchi nuovi dell'End, perché sì, andremo anche nell'End. Detto questo, vi chiedo come al solito di lasciare un bel like. E ovviamente di passare dal canale di gaming Drotningu Games, che vi lascio in descrizione e qua intorno sul video, qua. E grazie per aver lasciato e aver visto mi piace il video del canale, che è la serie di Minecraft, quella che è uscito il primo episodio, e la serie si chiama Terra di Mezzo. E questo da me, il signor Drotningu, elfo dei boschi, è tutto. E ciao ciao ciao, mortalini miei.